Warzone dello Stadio Benito Stirpe con Paolo San Marco. Paolo, un'emozione indescrivibile, paradossalmente anche meglio di quel maledetto 18 maggio se fossimo andati in Serie A. Sì, ormai non pensiamo più a quello che è stato. È stata una serata stupenda. Abbiamo dimostrato un cuore incredibile, perché non era facile dopo tutto quello che era successo in settimana, tutto quello che hanno detto i giocatori del Palermo, fare una partita del genere. Chi ha giocato veramente ha dato tutto, noi abbiamo provato ad aiutarli in tutti i modi. Dimostrazione che questo gruppo veramente ha un grande cuore, non molla mai. Abbiamo fatto 4 campionati, io sono 3 anni e mezzo che sono qua, 4 campionati straordinari, ed è la giusta ricompensa, perché non poteva andare ancora male. Hai parlato delle parole dei giocatori del Palermo, vi hanno dato una spinta in più? Certo, quando senti qualcuno dire 10-20 volte più forte di te, poi dopo viene qua e non tocca la palla, probabilmente qualcosa dovrà ripensare a quello che ha fatto e magari crescerà anche lui. Quanto vi ha aiutato il pubblico questa sera? Tantissimo, tantissimo. La gente c'è stata vicina da quel 18 maggio maledetto, non ci ha lasciato un attimo, c'ho i brividi a pensarci. Veramente ci sono stati vicini, i tifosi della curva non ci hanno mai lasciato soli, ci hanno dato una mano nonostante ci fosse un po' di negatività nell'ambiente, perché è normale che sia così, ma soprattutto i ragazzi della curva sono stati splendidi e li ringraziamo. Seconda promozione con il Frosinone per te, si può dire che questa è più bella però? Sì, stupenda, poi per quello che è successo l'anno scorso, per l'infortunio mio, è fantastico veramente. Poi mia moglie aspetta una bambina e quindi saranno 3 che mi daranno una mano in Serie A l'anno prossimo. E se ti dico Serie A l'anno prossimo, San Siro Juventus Stadium, tu che provi? È giusto così, ce lo meritiamo e ce la giocheremo alla grande.